Pareggio spettacolare per 2-2 al comunale di Castelnuovo, finalmente riaperto al pubblico. Il notaresco impatta contro gli uomini di Fabio, al termine di una sfida divertente e ricca di emozioni. Passa subito in vantaggio il Castelnuovo, la rimbaltano con veemenza i rossoblù, che però non possono nulla sul 2-2 finale siglato da De Con le immagini di Andrea Attilio di Blasio, passiamo agli elasti della partita. Pronti via e dal quinto si mette in proprio valenti, il cui mancino da fuori non impensierisce nato. Buona l'intraprendenza in avvio degli uomini di Epifani, ma al primo tentativo, dall'altra parte, il Castelnuovo passa in vantaggio. E il decimo, quando da un calcio d'angolo battuto alla sinistra si accende una mischia a centro aria, il più lesto di tutti è Colì, che in caduta sigla l'1-0. Quinto gol in campionato per lui. Questo accende gli uomini di, di Fabio, che con Degidio si ripropongono appena dopo della lunga distanza contro la Sciba. A metà frazione, però, in una partita divertentissima, la pareggia il notaresco con un gol meraviglioso di diarra dei 25 metri. Vola Natale, ma non può davvero nulla. Alla mezz'ora cerca la replica Valenti, ma il suo fendente a giro esce largo di poco. A fine primo tempo sono i locali a sfiorare il nuovo vantaggio con un bel cross della fascia. Mancina con i cincischia sottoporte non riesce ad indirizzare in rete a rientro dagli spogliatoi. I blu non perdonano e dopo dieci minuti la ribaltano. Preciso il calcio di punizione è battuto da Valenti gallo svetta più in alto di tutti e dall'altezza del secondo palo disegna una parabola beffarda per Natale una 2 al comunale. Sulle ali dell'entusiasmo si accende Pampano Valente al volo accarezza il gol della domenica. Ma palla alta. L'orgoglio del Castelnuovo è tutto nei piedi di Prestianni che si mette in proprio centro aria ed impegna seriamente Scibba, superlativo nella copertura del primo palo. Il notaresco controlla il match e cerca di pungere in contropiede con Pesce che raccoglie un pallone vagante dal limite, apre il compasso e sfiora il palo. Alla mezz'ora servizio millimetrico in verticale per Pampano che da buona posizione spara alto. Nel momento di maggior difficoltà il Castelnuovo si aggrappa a Sparvoli, che si accende saltando secco Massarotti, costringendolo al fallo da rigore. Dal dischetto si presenta ad Egidio, che incrocia trovando una gran risposta di Shiba, il quale però non può nulla sul tapino un po' confusionario del numero 7 di casa. Rete per certi versi rocambolesca, ma che vale tantissimo. Nel finale più lucido il Castelnuovo, che cerca di sfruttare il momento prolifico. Cambio gioco preciso per Sparvoli, che controlla dal limite ed esplode la botta, sfiorando l'Eurogol. Non succede più nulla, e dopo tre minuti di recupero a termine la spettacolare contesa, entrambe le compagine escono fra gli applausi del pubblico amico ed allungano la propria striscia di risultati utili. Che sia di buon auspicio per l'immediato futuro.